Il record, l'impresa sportiva, l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente e sullo sfondo uno scenario naturalistico di inimitabile bellezza. Il tutto condito da quell'eccitazione, quel mood che accompagnano situazioni uniche in cui è l'uomo a misurarsi con la natura. Lui è Michele Boscacci, campione mondiale e icona dello sci alpinismo planetario. L'impresa sarebbe dovuta andare in scena ad agosto, poi all'ultimo un infortunio, piccolo ma fastidioso, che ne ha impedito lo svolgimento. Una traversata di corsa in montagna che avrà la propria partenza all'alba di domani dalla piazza centrale di Sondrio, piazza Garibaldi, per poi culminare nell'arrivo sulla sommità del Pizzo Bernina. A seguirlo neanche un solo mezzo inquinante, nessun elicottero a filmare come di abitudine accade con questo tipo di imprese, solo mezzi elettrici a impatto zero, a cominciare dai veicoli forniti dallo sponsor partner dell'evento, Renault Autovittani, e dai droni che dall'alto filmeranno lo Skyrunner, affiancato nell'ascesa da un altro asso dello sci alpinismo mondiale, la sciatrice Alba De Silvestro, con cui a giorni Miki Bosca convolerà a nozze. Questo è il Road to Bernina. Partirò dalla piazza Garibaldi, andrò in località Gombero, farò un pezzetto di sentiero e poi seguirò fondamentalmente la strada che porta a Chiesa Valmalenco, che è la strada statale, provinciale, che è la più regolare come salita, magari non è la più corta, però è la più regolare, per poi passare da Lanzada e salirò a Campofrancia. Arriverò all'Alpe Musella, poi ci sarà il primo rifugio che si andrà a incontrare, il rifugio Carate, per poi andare al rifugio Marinelli e infine passare al rifugio Marche Rosa, che è posto a 3600 metri, e da lì l'ultimo attacco alla vetta, dove ci sarà la parte un po' più alpinistica, la parte più scenica di questa salita. Oltre 4.000 metri di dislivello positivo spalmati su circa 30 km di sviluppo, un primato da supereroi. Il progetto del Bernina è sicuramente un progetto interessante. Chiaramente appena te lo dice sembra sempre una follia, però d'altronde tante gare, magari quando senti il dislivello ai chilometri ti viene male a pensarci, dici no, ma è impossibile. Poi alla fine ci pensi, le provi, ci lavori, ci credi e alla fine puoi farlo. E noi dubbi non ne abbiamo, il campione di Albosaggia può farlo. Abbiamo cercato di fondere questo tentativo di record con il fatto proprio di non dover ricorrere a mezzi inquinanti, le vetture o l'elicottero, ad esempio, che sarebbe potuto essere utile, però abbiamo scelto di non utilizzarlo proprio per rispettare questa filosofia. Appuntamento dunque domani 10 settembre alle 6 di mattina in piazza Garibaldi a Sondrio. Seguite l'intero percorso in diretta cliccando sul link che troverete sulla pagina Facebook di TSN, Telesondrio News.